Bentornati sul canale e oggi ci troviamo a Piovera in provincia di Alessandria per visitare questo magnifico castello. Questi quattro arazzi nella sala d'onore con i due stemmi Pallavicino e Bari. Come avevo accennato prima, Francesco Maria morì nel 1943 e cedette le sue proprietà alle due sorelle, che era Maria Vittoria, sposatina Descalchi, importante famiglia di Genova, che essendo la primogenita si accaparrò tutta la collezione dei quadri più belli che c'erano anche qui all'interno del castello. Si parla di Caravaggio, si parla di Tiziano. Bravissimi, tra cui Elisa, che è una nostra nuova collaboratrice e che è un po' la sua prima visita questa, sì, ufficiale, esatto. Quindi ci piace coinvolgerlo. Va bene, grazie, per me è un onore stare di fianco ai conti. E allora, noi siamo in questa stanza che viene chiamata la stanza dei bambocci e vi spiego subito perché su questo bellissimo su queste bellissime colonne ci sono dei piccoli, se vedete, se riuscite a vedere tutti, ci sono dei piccoli bambini che vengono, diciamo, riproducono, sono, diciamo, una caratteristica di questa stanza, per questo è stata chiamata stanza dei bambocci. In questa stanza si facevano diverse attività, era una stanza in comune tra il marchese e la marchesa e si svolgevano diverse attività, tra cui la lettura, la scrittura, si compilava la corrispondenza, si facevano diverse attività, ed era anche la stanza dei bambini, dove anche i bambini venivano educati, dove si facevano diverse attività con i bambini. Questi libri che vedete su questo tavolo sono degli antichi libri mastri, originali, quindi dove venivano riportate tutti quelli che sono i conti del castello, tutte quelle che sono le uscite, le entrate, erano le uscite e le entrate del castello. All'interno di questa stanza ci sono diversi quadri, come potete vedere, di cui alcuni che fanno riferimento a Napoleone, perché anche c'è un legame con Napoleone anche rispetto al castello. E un altro particolare che poi noterete
sicuramente dalla vista dalle finestre è il colore nero delle pareti esterne, che è il colore nero che era stato dato al castello in segno di lutto per la morte di Napoleone, quindi il legame anche con la figura di Napoleone è molto forte. All'interno di questa stanza noterete diversi strumenti musicali, però c'è una piccola differenza. Quello è un fortepiano e invece quello è un pianoforte. Hai già spiegato. E invece quella lì è una scrivania. Quella è una scrivania, è molto grande, però è una scrivania. E se il conte vuole... Sì, al muro, peccato che al muro c'è uno dei nostri quadri più importanti, che è una deposizione di Cristo, Scuola Rubens, che appunto fa parte della nostra collezione di famiglia, e questa libreria, che è una delle librerie più antiche qui del 1600, che contiene dei libri proprio di quel secolo, che dovremmo riuscire a, tramite qualche bando, a tutelare con qualche camera iperbarica per mantenerlo. Mi ricordo quando sono andato a Roma, eravamo in 5-6 davanti al famoso Palazzo De Scalchi, e tutti volevano comprare questa tenuta dei mediatori o del coro. Arriva questo maggiordomo e dice: prima questo giovanotto. E perché questo giovanotto? Ordine dei principi. Sono arrivato in questo salone dove ero io da solo con i 7 principi, avvocati, notai, eccetera, e davanti c'era la coppia di quel Caravaggio, che è l'unica famiglia privata che ha un Caravaggio degli De Scalchi, ed è stato esposto anche qualche mese nel municipio di Milano. E poi c'era questa sedia dove ha dormito Napoleone, è stata regalata al prete, il prete naturalmente l'ha venduta subito, peccato perché sarebbe stata una testimonianza, perché c'era l'etichetta che aveva dormito qui una notte. Ecco perché ci sono queste stampe. Rubens ha lavorato per caso De Scalchi, cioè queste famiglie avevano la grande qualità di ospitare i pittori, e loro lavoravano per le famiglie. Questo ha portato ad avere queste collezioni, che poi purtroppo nel 700 e nell'800, per pagare le successioni, hanno dovuto vendere a tutti i musei del mondo. Io quando sono andato nel famoso museo di New York, mi divertivo andare a vedere nell'angolino, e diceva: dal palazzo di Codo, al Louvre, pare che il 50% siano italiani, perché un po' per rapinamento, un po' per falso, un po' per credenza, e quindi possiamo dire che abbiamo contribuito alla cultura di tutto il mondo. Ecco, ci sono 5 cassaforte e non abbiamo le chiavi, e non bisogna aprirle, perché pensate che l'ultimo muratore che è morto aveva giurato di non dire dove sono stati murati certi patrimoni, ma porta sfortuna quando un castello viene scoperto, perché incominciano ad arrivare lo Stato, gli eredi, le tasse e quant'altro. Quindi rimane il castello deve rimanere in segreto, ed è morto col suo mistero. Sì, poi l'altra cosa particolare è quell'armadio, che se qualcuno di voi lo apre, è un passaggio segreto, che era il passaggio che usavano le persone della servitù per fare manutenzioni alle camere. Altri dicono che era per gli amori ancellari, le sere erano talmente noiose che nascevano tanti figli, legittimi o no, ma era un modo per passare le notti, se no c'era da spararsi. Dicono infatti: al di là del Po sono tutti figli di Niccolò, ma era Niccolò Visconti. Non ti spaventare.
Certo, se no che castello è? Punto. Certo. Perché ha paura? No, no, assolutamente, anzi. Ma è venuta quella fotografia o no? Spero di sì. Qualche volta si fanno vedere. Sì. Non può raccontarci qualcosa? Mi vedono, sono delle ombre che si proiettano nel muro, che cambiano. All'interno del castello, all'esterno, no? Com'è? Solo all'interno? Anche qui abbiamo soltanto pochi minuti. Il mese prossimo verranno degli svizzeri da Zurigo, perché vogliono capire il tipo di linguaggio che noi usiamo. Arrivano? Arrivano? Può iniziare, gli altri sono sparpagliati. Sparpagliati, esatto. Allora, prendiamo un bambino, facciamo un esperimento, vieni qua.
veloce. Prendi questo, questa cosa e fai un segno qualunque sul foglio. Dai. Scrivi qualcosa lì, quello che vuoi. Dai. Tu. Quello che vuoi. Un segno qualunque. Vai, fai lì. Ok. Basta? Vai. Ecco, questo è il seme. Dal seme vengono fuori certi disegni che abbiamo detto che dove ci deve essere fai movimento, bene. Energia, fuoco. Wow! 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 Ah, 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 la 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 la. Ecco, devi dire basta. Quando dici basta io mi fermo. Wow! 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 C'è movimento, c'è energia, c'è della musicalità, ci sono delle note basse e le note alte, c'è il corpo, la mente, lo spirito. Ecco, quando ci sono queste cose si mette il nome, la data, il giorno e questo rimane poi nel tempo che uno viene a visitare il castello e dice io 10 anni fa ho fatto il giorno tale un disegno fatto così e quindi qui ci sono tutte le manifestazioni dei disegni fatti. E quindi è una cosa però che stanno tutto il giorno legato poi a questi progetti di architettura che abbiamo fatto al Politecnico dove si vengono rappresentate queste immagini di progetti. Basta solo questo. Però ci vuole una giornata per spiegare tutto quello che abbiamo. Bene, grazie. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa visita, di questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate i vostri commenti qui sotto, se siete già stati a visitare il castello di Piovera lasciate le vostre impressioni e noi ci rivediamo al prossimo video, alla prossima visita. Grazie a tutti, ciao 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 ciao.